La quiete prima della tempesta, la tempesta di emozioni, la tempesta di colori, la tempesta di spettacolo, il frastuono che sarà provocato dai tifosi di Francia e Croazia domani in occasione della finale del campionato del mondo. Ed anche Lenin è pronto ad applaudire i nuovi padroni del pianeta del mondo calcio. Benvenuti a Mosca, allo stadio Luzhniki, che come abbiamo detto domani sera alle 17, ora italiana, sarà il teatro di una finale bellissima. Sotto il piano spettacolare, sotto il piano emotivo, sotto il piano agonistico, sotto il piano dell'intensità, Francia e Croazia sono approdate all'ultimo atto con un cammino semplicemente straordinario, importante. Ma si azzera tutto in questi 90 minuti, sperando che bastino, perché domani ci saranno altri fattori, ci sarà la tensione, ci sarà l'emotività di dover dimostrare qualcosa in più nella partita che conta. Francia e Croazia hanno al loro attivo tantissime frecce al loro arco, sono due potenziali macchine da guerra. La Francia la conosciamo benissimo, è una squadra che ha costruito attorno al suo robustissimo centrocampo, Kanté, Pogba e Matuidi, le proprie fortune. Poi è esploso in questa tornata mondiale il gioiellino del Paris Saint-Germain Mbappé. Dall'altra parte ci sarà un'altra freccia importante, quella di Antoine Griezmann, e davanti la bocca da fuoco dell'inossidabile Giroud. È dietro una squadra che conosciamo benissimo, che ha un portiere di qualità come Loris, un centrale difensivo come Varane, già avvezzo a certe partite, giocando tuttora e avendo disputato tante Champions con il Real Madrid. E dall'altra parte c'è quella che qualcuno definisce una sorpresa, per noi non lo è mai stato, perché la Croazia ha tanta qualità, basti pensare al suo centrocampo, Rakitic, ma soprattutto Luka Modric, il ragazzo strappato alla guerra, il ragazzo che da deportato sognava di poter diventare un calciatore, il passaggio alla Dinamo Zagabria, da lì un susseguirsi di emozioni, è continuato il suo processo di crescita fino a che non è approdato al Tottenham, da lì al Real Madrid, e con la formazione di Florentino Perez ha vinto tutto quello che c'era da vincere con un club europeo. Ma adesso è in campo con la sua nazionale, e con la sua nazionale vuole portarsi a casa la Coppa del Mondo, la vuole alzare qui al cielo di Mosca per dimostrare che i sogni a volte si realizzano, i sogni di un bambino che ha passato un'infanzia terribile, tra le bombe, tra la guerra, tra la deportazione, eppure quel bambino non ha mai smesso di sognare. È un esempio per tutti, perché mai nella vita smettere di sognare, perché smettere di sognare significa, vuol dire far tramontare un sogno. Luca vuole vincere, vuole dare la sua impronta. C'è Luka Modric, c'è Rakitic, ci sono tanti interpreti, e poi quella bocca da fuoco che risponde al nome di Mario Mandzukic, che anche nell'ultima partita si è visto con il contagocce, ma quando è servita la zampata giusta contro l'Inghilterra, lo juventino ha detto io ci sono, ha messo il timbro, ha messo la firma su questa partita, su questo passaggio della Croazia alla finale. E domani sarà anche lui un indelebile protagonista. Ci sono 22 giocatori in campo, l'adrenalina che sale in maniera vertiginosa. In questo momento dicevamo la quiete prima della tempesta, perché qui al Luzhniki si sta preparando il gran gala di domani, davanti a Putin, davanti al presidente Infantino, che ieri ha avuto modo di ribadire che questo di Russia è stato il più bel mondiale della storia del calcio. Non ha voluto fare un difetto ai quelli che lo hanno preceduto dal punto di vista organizzativo, ma per la prima volta si sono visti stadi totalmente pieni, senza un buco in alcuni settori, l'entusiasmo dei tifosi, la perfetta organizzazione dello zar Putin, che ha regalato
al suo paese, un'immagine che nessuno di voi conosceva, ma che tornando a casa avremo modo di raccontare alle nostre famiglie, ai nostri amici, perché questo è un paese semplicemente straordinario, meraviglioso. Detto questo, c'è questa finale. Parole non se ne possono ulteriormente aggiungere, perché c'è un solo deputato a dirci chi sarà la squadra campione del mondo. Lo stadio, lo Zenit di Mosca, è tutto pronto. Il direttore di gara, il signor Pitana, ha già il fischietto in mano. Sta per iniziare la finale della Coppa del Mondo e domani sera in diretta da Mosca noi vi racconteremo come è andata, vi racconteremo le emozioni di chi ha alzato al cielo di questa meravigliosa città la Coppa del Mondo. Grazie anche per questa sera. Appuntamento a domani.